Mercoledì 12 luglio 2023. Una tragedia terribile è avvenuta ieri sera nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta. Due fratellini di 6 e 7 anni sono morti annegati in un vascone per l'irrigazione profondo 3 metri. I loro corpi, dopo ore di ricerche, sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. I due bambini, di origine rumena, probabilmente si erano tuffati per fare un bagno. Le loro scarpette sono state trovate a bordo vasca. Potrebbe non essersi trattato di un suicidio, come la sua famiglia sostiene da 8 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Ivan Ciullo, il DJ di Acquarica del Capo, trovato impiccato a un albero nel giugno 2015. Si tratta dell'uomo con cui il giovane ebbe una tormentata relazione e di un musicista di Acquarica, stretto collaboratore di Ciullo. Entrambi sono indagati per omicidio. La procura di Lecce ha disposto una nuova perizia sul PC della vittima. Poteva avere conseguenze tragiche l'incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nella zona del pronto soccorso dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Le fiamme sono partite da un deposito di cartone nel piano interrato e un'enorme nube di fumo ha avvolto l'intera struttura raggiungendo alcuni reparti. Molti degenti sono stati evacuati a scopo precauzionale. L'incendio è stato domato rapidamente dai vigili del fuoco e per fortuna non si registrano feriti o persone intossicate. Un 41enne di Canosa, Giovanni Di Biase, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di San Ferdinando di Puglia, nel Nord Barese. Era a bordo di un'auto guidata da un 18enne di Cerignola che è finita fuori strada schiantandosi contro un ulivo. Al ragazzo è stata asportata la milza all'ospedale Bonomo di Andria e in prognosi riservata. L'equipaggio di un'ambulanza del 118 è stato aggredito al pronto soccorso del Policlinico di Bari da una decina di parenti di un uomo ferito in un incidente stradale perché, a loro dire, il mezzo di soccorso era arrivato troppo lentamente in ospedale. Ad avere la peggio è stata una soccorritrice che ha riportato la lesione a un timpano provocata da un pugno. È stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione Loris Attolini, il 21enne accusato di aver violentato 2 turiste francesi di 17 e 18 anni in un appartamento del quartiere Libertà di Bari nella notte del 9 agosto 2022. La sentenza è stata pronunciata ieri dal GUP del Tribunale di Bari nel processo con rito abbreviato. 2 organizzazioni specializzate nel traffico di stupefacenti sono state sgominate dai carabinieri in un blitz condotto ieri mattina nel comune di Lizzanello, in provincia di Lecce. 6 le persone finite in carcere, 2 domiciliari e 45 quelle indagate a piede libero. I pagamenti della droga avvenivano spesso sul circuito PostePay. I carabinieri di Taranto hanno eseguito una confisca di beni del valore di 100.000 euro nei confronti di un 49enne di Carosino con numerosi precedenti per stupefacenti. Grazie ai proventi delle attività illecite, l'uomo aveva accumulato denaro su vari conti correnti, reimpiegandone una parte per l'acquisto di immobili e di un'auto. Si chiamano entrambi Antonino, ma non sono parenti, i nuovi presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi. Gabriele, repubblicano, guiderà l'assise eletto dalla maggioranza. Il suo vice sarà Alessandro, rappresentante di Impegno per Brindisi, scelto dall'opposizione. L'elezione è avvenuta nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale con il neo sindaco Giuseppe Marchionna. Queste le prime notizie del giorno, appuntamento a domani.